Buonasera a tutti, buonasera dalla Fiera di Padova. Siamo giunti ormai al venerdì, mancano 3 giorni alla conclusione della campionaria. Questa è la 99esima edizione della campionaria, quindi prepariamoci già per la prossima, saranno 100 volte campionaria. Come abbiamo fatto nei giorni precedenti, ogni serata intorno alle 18.30, cioè a questo orario, in diretta facciamo qualche chiacchierata con degli ospiti. Abbiamo avuto persone che si occupano di energia solare, che si occupano di salute, che si occupano di ingegneria, abbiamo avuto i professori della facoltà di ingegneria, abbiamo parlato di sicurezza attiva ieri, proprio ieri con Stefano Mesina, che è qui a fianco a me, di Superat Manager di Superauto, che è una concessionaria molto importante di Padova e provincia. E questa sera, sempre con Stefano, visto che poi siamo dei rimpettai, allora ci siamo sentiti tutte le sere praticamente fare un po' di ragionamenti, però questa sera io vorrei che ci aiutassi a capire bene come sono queste formule di acquisto, la nuova frontiera, diciamo, dell'acquisto dei veicoli. Perché? Perché i veicoli costano, diciamo, un po' sempre di più, perché hanno sempre più caratteristiche particolari. Perché le persone vogliono che i veicoli abbiano tutte le novità, insomma, queste macchine costano. Una volta si risparmiava, no, per comprare la macchina, no, si metteva via i soldi per comprare la macchina, oggi si può acquistare la vettura, avere una vettura di altissimo livello con delle formule di finanziamento, chiamiamolo così, ma adesso le spiegheremo meglio, che permettono a chiunque di avere una vettura importante senza dover avere delle spese eccessive e tutto sommato rimanendo nell'ambito del budget familiare. Infatti sentiremo delle cifre che sono cifre correnti, non sono cifre eccezionali. Allora, Stefano, come possiamo introdurre questo argomento? Noleggio non è propriamente una novità sul mercato automobilistico. Nasce negli Stati Uniti, noleggio a lungo termine, nasce qualcosa come circa 35 anni fa. Arriva oggi in Italia, poi 20 anni fa, con una società americana comunque che si chiamava Mercury, che esiste ancora, e inizia a introdurre quello che è il concetto dove vado a pagare quello che è l'uso di un bene anziché il bene stesso. In Italia è un pochino più difficile introdurlo, ma ormai il mercato del noleggio è molto vasto, raggiunge quasi quota del 40%, viene utilizzato soprattutto da aziende fino ad ora, ma da circa un anno a questa parte stiamo cercando di portare il noleggio anche all'utilizzo familiare, cioè privato, perché un po' la motivazione è che il denaro, cioè il costo del canone finanziario, è sceso di molto, perciò essendo sceso il costo del denaro ci permette di abbattere quelli che sono i costi finanziari. Dall'altra parte, perché si è riusciti ad ottimizzare quelli che sono i costi di gestione della vettura stessa, e perciò questo permette alle società di noleggio di offrire delle vetture a dei canoni più che buoni. Pagando che cosa? Pagando quello che è l'uso reale della macchina. Perché noi quando acquistiamo una macchina ci esponiamo con una cifra, facciamo un'ipotesi qualsiasi, 30.000 euro, e pensiamo che poi quella macchina nel tempo abbia un valore. Ed è vero che marche importanti continuano a mantenere dei valori molto alti, ma nel frattempo noi abbiamo dato 30.000 euro in mano a qualcuno. Mentre con il noleggio io andrò a pagare mensilmente ciò che uso effettivamente. Avendo cosa? Avendo dentro tutti quei costi che magari durante l'anno ci danno pure fastidio, tipo l'assicurazione che cade prima delle ferie o prima delle vacanze di Natale, la tassa di proprietà, il tagliando, le gomme da cambiare, che sono le cose normali che si vanno a pagare nella gestione della vettura. Perché magari uno dice spendo 30.000 euro, poi magari mi dimentico che durante il tempo ne spenderò, non dico altrettanti, ma almeno altri 7-8 mila euro nell'arco degli anni che uso questa macchina qui, forse qualcosa in più. Il noleggio cosa mi dà? Mi dà un canone prestabilito in base alle mie esigenze, nel quale io poi utilizzerò semplicemente solamente il carburante, perché la società di noleggio provvederà per me a pagare l'assicurazione, provvederà per me a pagare la tassa di proprietà, i tagliandi, i pneumatici invernali o estivi,
all'interno di questo canone. E cosa succede? La domanda è sì, ma dopo 2 anni, dopo 3 anni, cosa faccio? Bene, la macchina potrà essere restituita, ma voi cosa avete speso? Avete speso effettivamente solamente le stesse cifre, forse qualche volta anche di meno, di quello che avreste speso andando ad acquistare, perché il costo del noleggio non si ferma solo lì. Anche perché ricordiamo e teniamo sempre presente che la vettura usata ha un deprezzamento, quindi anche se io ho pagato 300-400 euro al mese per 3 anni, poi alla fine io quella vettura la restituisco, quindi i soldi che ho versato del noleggio li ho spesi, diciamo così, ma se avessi comprato quell'auto avrei dovuto venderla a un valore anche inferiore a quello che è stato il canone. Quindi credo che sia questo anche un elemento molto importante a tenere da conto. Una volta si parlava solo di leasing, sì, adesso si parla abbastanza liberamente di noleggio. Facciamo fatica un po' a capire fino a qualche mese fa questo concetto, questa differenza. La differenza che non era tanto disponibile per il privato, no? Come hai appena detto. Allora, diciamo che il leasing, definita locazione finanziaria, è praticamente un affitto. È come se io prendessi un locale in affitto, pago l'utilizzo del locale, però comunque resta a mio carico quello che è il costo dell'energia, del riscaldamento, dell'approntamento, delle pitture, possono essere, se faccio un esempio banale. Mentre nel noleggio il canone comprende anche, si chiama canoni di servizio, tutto ciò che serve a far funzionare questa parte di vettura. Però c'è anche una cosa importante: nell'incertezza di oggi di quali carburanti andremo a usare negli anni, e qua faccio una piccola premessa, domande di questi giorni: il diesel sparirà? No, il diesel continuerà ad evolversi. La benzina? Beh, la benzina rimarrà come è rimasto fino adesso, il metano pure. Si aggiunge cosa? La mobilità elettrica. La mobilità elettrica che nel nostro gruppo avrà un'evoluzione molto importante, avremo presto delle vetture con dei chilometraggi molto alti, già oggi la possiamo ad avere, però non sappiamo né che utilizzo faccio io della macchina tra 3 anni, né quale sarà nel tempo il mercato. Perciò il noleggio mi permette anche di togliermi il problema di quanto potrà valere quel bene che io ho acquistato tra 3 anni, soprattutto avendo pagato solo la parte di quel bene che ho utilizzato. Ecco, dopo chiederò un approfondimento, oltre che a chiedere alla regia se mi può alzare un po' il mio microfono, e vorrei qua approfittare del dottor Panazzolo, che vedo però impegnato, Gianfilippo Panazzolo, direttore commerciale di Padova Fiera, che ha creduto in noi assieme al suo staff. Qui c'è Alessandro Basso, Alessandro Agostini, poi gli altri, Luca Padoan, che ricordiamo sempre. Ciao Gianfilippo. Allora, Gianfilippo, siamo al venerdì e di solito già al venerdì si comincia a pensare com'è andata un po' la fiera. Abbiamo ricordato che è la 99esima campionaria, quindi l'anno prossimo, a proposito, abbiamo una bellissima mostra anche sui 100 anni della Prima Guerra Mondiale, insomma c'è una parte piuttosto importante anche preparatoria per l'edizione numero 100 dell'anno prossimo. Sappiamo e sentiamo che la fiera sta stringendo i denti e noi con loro, perché tutto il personale, ecco, grazie anche a Michele che ti a Davide che ti microfona, grazie alla regia e allo staff. Quindi rifacciamo questi piccoli consuntivi, ecco, senza presunzioni, come un po' nel nostro e nel vostro stile, però insomma è venerdì, possiamo già capire com'è andata anche questa edizione. Cosa ne dici? Vai. Loro sentono, la regia lo sente? Se no gli do... Era già acceso. Gloria, un po' di miele. Abbiamo la Gloria che oggi propone il miele. Un po' di miele al nostro regista, anche così si addolcisce. Prego, Gianfilippo. Guarda, Dario, intanto grazie come sempre, perché parlare in diretta, che dopo questi video noi li trasmettiamo continuamente nel sito, li mettiamo in rete, li dividiamo anche
sulle altre fiere che organizziamo, e quindi organizzare un salone, perché di questo vorrei parlare, soprattutto salone del veicolo elettrico, con dei partner importanti che ci hanno creduto dalla edizione zero, che è questa, perché la prima vera edizione è questa, con una, anche una superficie adeguata, 2000 metri nel cuore del quartiere fieristico durante la campionaria, con 11 padiglioni. È facile dirlo, però il risultato è già nel momento in cui apri la fiera, perché dei leader ti hanno dato ascolto, e fra questi leader vedo Stefano Mesina, anche Nicolò ha seguito molto il progetto, ci ha creduto all'inizio, di Superauto, quindi Volkswagen, Cartender con Tesla, ma tutti gli espositori del padiglione dell'Electric Mobility Show. Quindi la prima analisi positiva è che ci siamo dentro, ci abbiamo creduto e l'abbiamo fatta. E questa, di questi tempi, indipendentemente dalle situazioni aziendali, è già un risultato, perché per noi i primi referenti a cui dare risposta sono i nostri espositori, e dalle battute che abbiamo fatto in questi primi sei giorni, io dico primi sei giorni, prima di chiudere il settimo, sono insomma di un laboratorio che sta funzionando. Fa piacere anche stasera che il tema ha trattato un tema molto innovativo, all'avanguardia, che, come mi spiegava e mi faceva capire bene Mesina, è un tema che il pubblico conosce ma non conosce. Ecco cosa serve una fiera, ecco cosa serve una fiera come la campionaria, ecco perché dei leader possono fare dei test in una fiera come la campionaria, portandosi a casa anche un risultato di crescita dal punto di vista del marketing, ma anche di analisi per il futuro. Questa è una risposta che ci viene data soprattutto dai 2-3 padiglioni dove abbiamo inserito dei contenuti nuovi a livello di campionaria. Però in questo padiglione in particolare, con la presenza, come si vede anche dal desk di ingegneria industriale di Padova, dall'Università di Padova, la presenza anche l'altra sera, non presenza politica ma presenza tecnica del vice sindaco Lorenzoni, si sono trattati dei temi con queste aziende che sono espositori e con i partner che abbiamo invitato, dei temi che vanno al di là della fiera, e dove, con un po' di presunzione, ancora una volta Padova sta segnando una traccia, giusto? Quante volte l'abbiamo detto, Dario? Nella storia della campionaria. La campionaria, me lo insegnate voi, che è nata, anzi ce lo insegniamo, perché in fondo io ero un dipendente di Padova Fiere nel 1980, insomma, quindi ho passato buona parte della mia vita anche nella storia, anche legata molto a Padova Fiere. Ebbene, la fiera campionaria era la fiera dei campioni, cioè le aziende che facevano dei prototipi e portavano delle cose nuove, le portavano al pubblico, ma eravamo anche in un'ambientazione molto agricola, agraria, quindi c'erano modelli di trattori, di erpici, di aratri, insomma, che venivano portati in fiera come campione. Si raccoglievano gli ordini, le aziende li costruivano. Qui i nostri campioni non è che sono le auto, cioè la Golf non è il nostro campione oggi, ma è il servizio che c'è dietro alla Golf, le ricariche, i pannelli solari, tutti gli accessori che abbiamo visto, le sicurezze attive, quelli sono i nostri campioni. Quindi il compito della campionaria e di Electric Mobility Show è quello di formare una cultura della mobilità elettrica. Non è tanto quello di esporre 2-3 macchine, fa la gara, quante ne abbiamo esposte l'anno scorso, erano 16, oggi sono 22, siamo stati più bravi. Ma oggi abbiamo tutto quello che non avevamo l'anno scorso. Ricordo che dall'anno scorso avevamo 800 metri quadri espositivi, tutte auto. Quest'anno abbiamo 2400 metri quadri espositivi, di cui almeno il 50% di servizi. Sì. A questo proposito, la formazione, la cosa che abbiamo notato molto, molto importante, qui condivido anche con Stefano questo pensiero, il nostro compito, il compito di Padova Fiere e in particolare del Elmob Show, è quello di creare una coscienza e una conoscenza. Io ho il mio slogan che è scienza, coscienza e conoscenza, cioè dobbiamo portare le persone a avvicinarsi a queste tecnologie. Per far questo ci vuole la formazione anche di chi è nel settore, perché i concessionari non sono tutti formati, per esempio nell'elettrico, nelle auto elettriche o negli altri servizi. Prego Stefano.
Tira su il microfono sempre. Non so, è dalla regia che ce lo muovono il microfono. Vero regia? Vai. No, diciamo una cosa, le case automobilistiche, ma in questo caso soprattutto il gruppo Volkswagen, sta facendo dei grandi sforzi per cercare di formare il suo personale di vendita sia per quanto riguarda la parte finanziaria sia per quanto riguarda la parte tecnologica. Diventa molto importante perché l'evoluzione tecnologica delle auto ha preso un'accelerazione incredibile, soprattutto per quello che sono le connessioni, i sistemi che noi chiamiamo infotainment, che permettono di connettere la vettura ma di usarla in maniera sempre più vicina all'uomo, direi, questa è la cosa più importante. Si diceva ieri, i sistemi di sicurezza sono importantissimi, ma è anche importante l'uomo e noi dobbiamo formare l'uomo ad utilizzarlo, perché se non sappiamo come spiegarlo, come farlo, come utilizzarlo, non lo fa. E questo è un grande sforzo del nostro gruppo, con grandi corsi di formazione. C'è una cosa da dire sull'elettrico, ne approfitto in questa sede. L'elettrico sarà una grande fetta di mercato, probabilmente non la sostituirà velocissimamente come si pensa. La domanda più frequente che c'è oggi è: quanta strada fa una vettura elettrica? La mia risposta provocatoria, con qualcuno l'ho fatto e più di qualcuno, è: quanti chilometri noi facciamo in un giorno? Perché non è che andiamo tutti, facciamo tutti ogni giorno 500, 400, 300 chilometri e tutti i giorni andiamo a fare carburante. No, cioè nel senso che noi utilizziamo la macchina per 50-100 km al giorno, la maggior parte delle persone solamente nello spostamento casa-lavoro, e poi qualche volta andiamo a ricaricarla. Cambia la mentalità, arrivo a casa, apro il garage o apro la colonnina, mi attacco e riprendo e continuo ad avere la mia macchina sempre con il pieno, cosa che quando ho la benzina non lo faccio, perché ogni giorno mettere dentro 10-15 euro di benzina per rimettere dentro la cosa non lo faccio. Perciò autonomia significa non solo quanto posso fare da qua a Roma e se ci arrivo, sì ci arrivo comunque, ma quanto uso io tutti i giorni con la macchina. Poi c'è un'altra cosa importantissima e non è una cosa da poco. Oggi il centro città ci permette di entrare con le vetture elettriche nelle zone ZTL, ma soprattutto permette di non pagare quelli che sono i parcheggi. Perciò voi pensate, una persona che magari viene da fuori Padova o come me da Venezia a Padova e dovesse pagare, cioè paga tutti i giorni, magari parcheggia la macchina a qualche chilometro di distanza perché paga 7, 8, 10 euro al giorno di parcheggio, unisco quello che dicevamo prima del noleggio, con 200 euro al mese io ho una vettura come la app che mi permette di risparmiare i 200 euro di parcheggio, ricaricarmi gratuitamente in questo momento in centro Padova con costi molto bassi, cioè i servizi che uso tutti i giorni di logistica mi pagano la mia macchina. Perciò oggi l'elettrico per determinate categorie di persone è una soluzione. Il noleggio permette di avere oggi una macchina che mi serve per fare questo tipo di attività qui, o un'altra nostra cosa che fa Volkswagen, che si chiama Progetto Valore Volkswagen, cioè mi permette di utilizzare la macchina, di avere in questo caso del valore garantito finale, che anche se poi tra 3 anni voglio una macchina più evoluta la potrò avere, la cambio, mi garantiranno un certo importo, potrò restituirla se non andrà bene. Lo spiego rapidamente perché poi dopo magari dovrei parlarvi anche di tanta e che se vado nelle rate in quello che viene fuori diventa difficile, e perciò mi permette già oggi di pensare in modo elettrico. Logico, se devo pensare che sono un agente di commercio e che faccio percorsi oltre i 300 km giornalieri, ok, a questo punto qua rimarrò nel diesel, che avrà un'evoluzione anche quello a livello di inquinamento, e continuerò a utilizzare i diesel, come potrò continuare il metano o come potrò continuare ad usare la benzina. Perciò è semplicemente un nuovo segmento che entra nel nostro mercato, però che ha degli aspetti importanti soprattutto per la mobilità cittadina, e molte città chiuderanno i centri e con macchine come queste noi potremo continuare a muoverci. Quando avevamo Marcello Padin, giornalista, che è stato un po' il primo a parlare di vetture elettriche, che segue il mondiale di Formula E, che abbiamo avuto come primo ospite nelle nostre dirette, lui ci racconta, gira il mondo, oggi in questi giorni a Berlino, domani c'è il Gran Premio di Berlino, che tutta l'Europa del Nord, le vetture più vendute sono le vetture elettriche,
hanno moltissime agevolazioni, ma anche perché lo Stato è intervenuto in maniera pesante sugli altri combustibili, cioè in poche parole è diventato solo un problema di interesse economico. Anche qui all'estero non pagano, come diciamo, i parcheggi, là ci sono delle corsie preferenziali, usano, loro le possono usare, hanno adesso il problema che comprando tutte le auto elettriche hanno le corsie preferenziali tutte occupate, devono trovare qualcosa. Ecco, quindi è un problema di evoluzione che non può essere solo così determinato da un convincimento dell'utente finale perché dice è bella, la macchina è bella. Deve essere un insieme che anche lo Stato, anche i sistemi governativi e siano compartecipi. È una crescita, è un fenomeno che deve crescere. Diciamo che proprio insieme, questo insomma, se lo siamo posti come obiettivo, Dario, in questi giorni, nel senso di far incrociare diversi segmenti, come diceva prima Mesina, cioè il pubblico, l'azienda, il politico, il tecnico, l'università, in un territorio, passatemi in termine, neutro, spesso come della fiera, come la fiera, dove siamo anche liberi da certi retaggi o dall'azienda o il visitatore che non sa se chiedere. La cosa in più, e mi piace anche dirla perché è un plus della fiera, e che domani e domenica troverà il suo finale importante, è che abbiamo un test drive. Grazie a questa azienda la possibilità di provarla, questa macchina, è una cosa importantissima. Lo scooter, la moto, le biciclette, per cui è fondamentale, cioè abbiamo questo must in più che è molto importante perché la fiera fa vivere emozioni e la gente che ha provato le auto elettriche è andata via con emozioni. Sì, rispondo agli aiuti, chiamiamoli statali, anche se statali non sono, perché sono in questo caso della Regione Veneto. La Regione Veneto in questo momento esenta dal pagamento della tassa di proprietà le auto elettriche per 3 anni. Altra motivazione di pensare al discorso di pagamento di cui si diceva. È aperto, o era aperto, questo non vorrei dirvi una bugia, ma comunque fino al 31/12/2017 c'era la possibilità di richiedere un contributo di 3.000 euro. Però pensiamo che noi possiamo approvvigionare le nostre auto elettriche in forma gratuita nel momento in cui abbiamo installato dei pannelli solari con accumulo di energia. Perché le auto elettriche possono essere ricaricate a casa semplicemente attaccandole alla spina di rete, una semplicissima spina asciugo, quella della lavatrice per capirci, ma potremo anche usare dei wall box che ci permettono di caricare le vetture in tempi più veloci, ma soprattutto anche senza, potendo controllare l'energia elettrica assorbita, ma che possono essere collegate le batterie di accumulo che hanno, che sono state caricate dai pannelli solari. Perciò siamo all'inizio, ma un'evoluzione di questo genere significa non pagare più i carburanti, che non siamo carburanti così. Poi noi non abbiamo a dire, siamo abituati a dire metti in moto la macchina, diremo accendi l'interruttore. Il test drive è molto bello perché noi lo facciamo piccolino, ma andiamo a spiegare quali sono i sistemi per poter ricaricare una macchina elettrica anche in corsa, ma soprattutto la silenziosità e l'emozione. E non dimentichiamo che una macchina elettrica ha delle prestazioni di ripresa che sono simili a vetture d'alta gamma sportiva. Abbiamo visto proprio, sì, abbiamo visto proprio tutti gli accessori, chiamiamoli così. Allora io saluto l'amico Gianfilippo Panazzolo. Noi siamo qui ancora domani e domenica, invitiamo il nostro pubblico a venire anche nei prossimi giorni, sono 2 giorni finali, potete fare i test delle auto, c'è le Tesla in prova, la Golf elettrica, le moto, scooter, vediamo insomma che c'è la possibilità di darvi concretamente modo di conoscere i nostri mezzi. Grazie a Gianfilippo, buona continuazione. E Gian, hai portato via, è tua questa cosa, no? No. Allora, stavamo dicendo, ieri abbiamo presentato tutto ciò che può essere importante come sicurezza attiva del veicolo. Ecco, tutti questi plus in effetti contribuiscono anche a far crescere il valore della vettura. Ecco, quanto sono importanti, considerato che in pratica non te ne accorgi neanche di pagarli, no? Questi plus, considerato appunto quello che ci siamo appena detti. È bene scegliere quindi una vettura che ha tutti questi sistemi, c'è una convenienza
poi effettiva anche poi sulla propria salute e sulla propria sicurezza? Allora, diciamo che case automobilistiche come la nostra, Volkswagen, sta puntando, come si diceva prima, sia alla sicurezza che ai sistemi infotainment, cioè di connessione della vettura. Tutte le nostre macchine oggi già montano i sistemi importanti per legge e obbligatori, quali gli ABS di ultima generazione, ma soprattutto anche l'Active Cruise Control, cioè il sistema di regolatore di velocità che mi mantiene le distanze dalla macchina davanti e rallenta. Questi sono uno dei tanti. Vi do una novità assoluta in anteprima per quanto riguarda per esempio la nuova Touareg: avremo un sistema che si chiama Night Vision ed è la visione notturna degli ostacoli. Pensate al fatto che viaggiate in una strada in montagna, è una telecamera termica, vi attraversa un animale di grandi dimensioni, ve ne accorgete, vi segnala se l'animale è fermo, sarà una sagoma bianca, se è in movimento avrà un altro colore, c'è il giallo, se vi sta venendo incontro diventa rosso, la macchina lampeggia automaticamente e ve lo segnala a voi. È una lampeggia, evoluzione, illumina la strada. Illumina la strada, evoluzione. A questa sono collegate una miriade di accessori, quali per esempio il sistema automatico di frenata per i pedoni, il Line Assist, che è un sistema che mantiene la macchina in corsia, anche se mi distraggo, non dovrei distrarmi, lo dicevamo ieri, no? Cioè il pilota resta colpo sempre... Colpo di sonno, abbiamo scoperto che può essere dovuto a delle apnee, no? Apnee notturne, sì, che ce poi l'ha spiegato il dottor Cappello ieri. E questo ci aiuta a rimanere in strada. Pensate a quel maledetto incidente avvenuto in Spagna, con il pullman, con le nostre ragazze che purtroppo sono mancate. È stato un colpo di sonno. Quello è stato un colpo di sonno, ma se quel pullman fosse dotato di Line Assistance, sistema che per esempio la Golf che abbiamo qua davanti ha di serie, e cosa succedeva? Succedeva che questa persona che si stava addormentando, la macchina veniva mantenuta intanto in corsia. Se avesse avuto la CC e avessimo avuto di fronte degli ostacoli, la macchina avrebbe rallentato e anche frenato. Dopo un po' che questa persona non comandava più la vettura, avveniva che la macchina dava uno scossone, cioè frenava. Prima aveva un avvertimento sonoro, se questo non bastava, perché magari la persona stava male, aveva perso i sensi, non lo so, dava uno scossone e ancora, se questa persona non interveniva di nuovo, la macchina frena da solo. Quel pullman oggi sarebbe rimasto in strada e non saremmo qua a piangere delle persone. Questa è l'evoluzione della tecnologia. Purtroppo a volte quando si acquista le macchine non si dà peso a questo, come se non si dà peso a quelle che sono i coefficienti di crash test, che si chiamano stelle Eurocamp, e queste coefficienti qui, uno dice vabbè, però quella macchina lì costa 5.000 euro in meno, senza nominare marchi e niente. Ok, in caso di incidenti quella macchina lì non assorbirà il colpo, perché nasce su telai vecchi. E questo gruppi, cioè case importanti, stanno costruendo molto su quello che è la sicurezza passiva oltre alla sicurezza attiva. Dalla più piccola delle macchine che noi abbiamo, sono 5 stelle. È piccola, sì, ma è molto più solida di macchine più grandi che sono queste. Sembrerebbe dare più sicurezza. Attualmente, rimanendo un attimo sull'elettrico, quali sono i modelli Volkswagen che sono disponibili già per la clientela? Volkswagen completamente elettrica, in questo momento commercializza la Up, che è quella, la nostra macchina d'entrata, non la voglio chiamare piccola perché piccola non è, cioè ha degli spazi interni molto importanti, e Golf, che è il nostro plus da sempre di Volkswagen. A brevissimo, e parliamo circa meno di un anno, entrerà in gamma una vera e propria gamma totalmente elettrica, si chiama ID. Partirà con una macchina di una dimensione che è tra Up e Golf, avrà 600 km di autonomia, seguita dal Bulli. Per chi non sapesse cos'è il Bulli, praticamente è il pulmino che usavano gli hippie negli anni 60, replicato ma completamente elettrico, per poi andare in un'altra vettura sempre della gamma ID, di lusso, nel senso di lusso, per modo di dire, è una macchina che comunque sarà alla portata di molti, non voglio dire di tutti, ma comunque di molti, ma con i noleggi anche di tutti o con i nostri sistemi finanziari anche di tutti, che sarà una macchina più grande per famiglia, per lunghi viaggi e con grandi potenze. È un crossover questa che uscirà. Io ieri, l'altro ieri,
mi sono detto voglio comprare questa macchina elettrica, no? O comprare, o comunque averne una. Per indole mia personale, usando molto di più la moto che la macchina, sono andato a vedermi in particolare l'app. Ho visto che l'app costa, mi pare, 28.000 euro, quello che abbiamo qua in esposizione. Allora, spieghiamo la differenza tra comprare l'auto, pagarla tutta, e quanto spenderei invece a noleggiarla, a fare tutto l'aspetto del vantaggio che abbiamo appena detto. Allora, due differenze. Per te, direi, quella macchina lì, non noleggiarla, prenderla con un sistema appunto che si chiama Progetto Valore Volkswagen, ha un anticipo poco meno di 6.000 euro, ma anche qui l'anticipo si sceglie, e poi abbiamo 35 canoni da 200 euro al mese. Trascorso questo periodo, dove avrei pagato solamente la svalutazione d'uso, cioè quello che si svaluta la macchina, potrei scegliere se restituirci quella vettura a noi, senza doverci nulla, oppure cambiarla con l'evoluzione che ci sarà, o anche con un'altra app, perché l'app continuerà ad esistere. Perciò pagherò di nuovo, in questo caso, solamente la svalutazione d'uso, quella che si chiama l'IVA stessa che vado a perdere. Non avrò pagato il bollo perché me la cavo in 3 anni, manutenzione posso anche includerla, ma in questo caso qui ne avrà molto poca, perché se tu vai in moto farei 10.000 km l'anno, e comunque noi andiamo ad offrire anche un'estensione di garanzia di 4 anni su quella vettura, in maniera che dovessi decidere di venderla tu direttamente, chi la compra può godere anche di questo. Ma questa non comprende allora come nei leasing? Difatti ho detto, questa è secondo noi la soluzione migliore per il privato. Se io fossi un'azienda invece userei il noleggio, scegliamo un chilometraggio che usa quella vettura in noleggio, perché un'azienda ha anche la deducibilità fiscale a livello di IRPEF, chiamiamola così, o la detraibilità a livello di IVA, e in quel caso lì andiamo ad avere un servizio più completo, perché abbiamo dentro le assicurazioni furto, incendio e casco. Premetto che queste assicurazioni posso averle anche nel progetto Valore Volkswagen, costa un pochino più di 200 euro al mese, ma mi permette di salvaguardare il mio bene. Avremo la garanzia per la durata totale del mezzo, perché comunque io dovrò solo occuparmi di ricaricarla, in questo caso qui. Avremo gomme estive e invernali già comprese, e soprattutto avremo come azienda una fattura che è divisa tra canone finanziario e canoni di servizi, che mi porta, però non voglio entrare in una diatriba fiscale con i commercialisti in questo momento, anche un ulteriore vantaggio fiscale. Se io sono un'azienda che l'ho presa a noleggio, quando andrò a rivenderla non la rivendo ma la restituisco, perciò non andrò a pagare le plusvalenze. E questi sono i due sistemi migliori. Ecco, allora, faccio solo una premessa. Se io invece decidessi di prendere ancora un Apollo con carburanti, motori termici, in questo caso qui con un anticipo ancora più basso, e qua va bene anche come privato, in questo caso parliamo di circa 1.500 euro, sto andando a memoria, perdonatemi i rotti, di anticipo IVA compresa, e 150 euro al mese IVA compresa, io dentro viaggio per 2 anni, 30.000 km, e devo solo preoccuparmi di mettere il carburante. Tra 2 anni deciderò se continuare ad andare a benzina, usare il diesel o usare l'elettrico o quello che sia, avendo sempre le macchine dell'ultima generazione di sicurezza, che non è una cosa da poco. Certo, io ho sempre pensato, fin dalla prima volta che avevo visitato una vostra sede, perché avevo qualche velleità proprio sull'Apollo, però per il momento non ancora conclusa, definita meglio, ma proprio perché aspettavo un po' anche questa fiera, vedere queste proposte elettriche. Io che faccio due conti, e che non sono uno che non sono un rappresentante, uno che deve stare molto attento a quello, ai consumi, io la uso quando mi serve, uso la macchina. Se quella proposta di, diciamo, circa 200 euro al mese, parlo dell'app, no? 200 euro al mese, e io vado col funzionamento elettrico, quindi utilizzo una vettura elettrica, quei 200 euro al mese io credo li spenderei in benzina, li spendo con la mia Clio, li spendo in benzina per fare più o meno quella strada. Quindi in effetti
non mi costa veramente niente l'operazione, cioè l'operazione ha un costo molto vicino allo zero, diciamo così. Assolutamente, cioè se noi facciamo i conti che per percorrere 250 km spendiamo circa 15 euro all'incirca, di quei 250 km con un'app elettrica mi costano 2,50 euro. Ecco, questa è la differenza sostanziale. Quelle 200 euro che io pago di rata, chiamiamola così, li spende, e poi non ho il costo del carburante, perché essendo elettrica posso ricaricarla a un prezzo, a un costo molto più basso. Alla fine a me non è costato niente girare con la macchina, è una macchina, come dicevamo, che non ha più 5-6 anni come la mia, ma ha già le funzioni. Quindi credo che sia anche un concetto che soprattutto nell'elettrico, e ovviamente ci stiamo arrivando un po' più lentamente, però mi pare che sia comunque, si cominci a capirlo anche per le altre vetture. Nelle prime pubblicità che vedevamo sui giornali, la macchina XF tua a 179 euro al mese, dico, ma quanti anni devo pagare? Non era stato mai impostato in maniera ben chiara questa forma di affitto, di leasing, di noleggio, di quello che si vuole. Adesso si comincia a capire. Ma c'era l'idea che ci fosse sempre sotto qualcosa che non si capiva, ecco. No, diciamo che se pensiamo quando sono iniziati, faccio il paragone ai nostri smartphone, all'inizio si andava a comprarsi lo smartphone in qualche catena di elettrodomestici e poi ci si metteva in coda nei botteghini delle varie società di telefonia. Le società di telefonia hanno incominciato inizialmente a vendere i telefoni e si sono accorti che non erano competitivi con le grandi catene e gli elettrodomestici. Poi hanno capito che se io davo un servizio completo, cioè le telefonate e il mio smartphone di ultima generazione nuovo, a un prezzo che permettesse di essere acquistato da molte persone, oggi se voi pensate ci sono le grandi catene che te lo vendono attraverso le società di compagnia di telefonia e molte poche sono le persone che lo acquistano. Una volta era esattamente il contrario. Però dobbiamo abituarci, perché in Italia noi abbiamo bisogno del senso del possesso, cioè è mia, ha un valore un domani. Io ho sorriso ieri, mi dispiace che una persona sia stata male, racconto un aneddoto, un signore un po' avanti con gli anni ha detto: ma quanto vale la mia macchina che è del 2000? È già difficile dirglielo, ma poco, ha 250.000 km e va ancora benissimo, è come nuova. Intanto quella macchina lì, per esempio, non ha probabilmente l'ABS dell'ultima generazione, perciò se quello davanti mi frena, mi faccio male, ce ne parlava ieri. E non ha i sistemi che rilevano la stanchezza, non ha questi sistemi qui. Poi se andassimo a chiedere a quel signore lì quanto ha speso in questi 18 anni, forse non lo sa, forse l'ha pagata anche 3 volte. E si trova alla fine del suo investimento in mano nulla. E lui si è arrabbiato moltissimo. Però purtroppo quella macchina lì non può nemmeno circolare all'interno delle città perché non rispetta più i parametri ecologici. Perciò se quel signore lì e quella volta lì avesse preso questa macchina con quel sistema lì, oggi avrebbe una macchina nuova, efficiente. Qui bisogna dare un po' di responsabilità alla Volkswagen, perché io ho conoscenze di persone che hanno Golf che ha 18 anni, 500.000 km e non ha voglia di cambiarla. Poi purtroppo non può girare dappertutto, però dice: la mia macchina è perfetta. Volkswagen forse insomma le fa troppo, che durano troppo queste macchine. Per fortuna è così, però Volkswagen anche lei si è evoluta. Va bene, io volevo, sto vedendo dei colleghi, volevo sentire se qualcuno della regia mi sente, c'è Claudio Casorati che ci dovrebbe seguire nella diretta. Allora sentiamo, chiamatemi un po' Claudio che lo facciamo intanto venire qua. Mi fai venire Claudio, è già qua Claudio Casorati, me lo fai venire qua? E voglio salutarlo in diretta almeno. Ho visto passare altri amici, colleghi, giornalisti, qualcuno che... Claudio, noi che abbiamo fatto la radio e la televisione, la storia. Ciao caro, accomodati.
Sono Stefano. Rimani qua Stefano, se sì, no, a meno che non debba, tu debba andare. No, mi sarebbe piaciuto devi chiedere sempre a Davide. Perché allora noi, siccome abbiamo portato via dello spazio televisivamente, Claudio ha detto no, vado anch'io in fiera, così saluto Dario. Ma insomma, intanto perché ogni tanto ci si trova, ma sempre con belle persone e con begli argomenti. Questo è fondamentale, no? Tu che apri sempre la tua bella finestra, no? Ogni mattina. Ecco, quando apri la finestra adesso com'è l'aria? Com'è l'ambiente? Abbiamo il regista che ride. Beh, com'è l'ambiente? No, non l'ambiente in senso PM10, ma la situazione, come la senti? Io credo di essere una delle tante persone, e questo lo dico con sincerità, che non ha ancora capito come stia girando il mondo. Non stiamo aspettando i governi che non ci sono, la benzina che aumenta lo stesso. Una volta fatto adesso, noi è tutto il giorno che siamo qua, l'hanno fatto sto... Non lo so, non credo. In compenso, a me tocca fare tifo per Salvini, ma non per far politica, perché spero... che i miei 3 anni che mi mancano andare in pensione almeno mi regali un annetto o due, così vado un po' prima in pensione togliendo qualche giorno di Fornero, ma insomma è una cosa di interesse. In compenso, ripeto, sono andato a fare benzina, è vero che cresce sempre un pochettino, ma perché? È 1,6-1,7 oggi. Ma perché? Perché non vengono in fiera, perché hanno paura dell'elettrico e allora vogliono aumentare il costo. Stefano, perché costa così tanto la benzina adesso, mannaggia? Beh, no, non dovete chiederlo a me perché costa la benzina, però diciamo che la benzina costa perché ci sono delle accise molto alte. Sì, ma da un giorno all'altro cresce ancora, cioè non è successo perché niente. Perché il mercato è libero, il mercato è libero, dicono che dipende dai costi del petrolio, dicono che dipenda, però non sono un economista, dicono che dipenda da quello che sono gli stock e quanto possono essere costati i trasporti, sì. Però quando vanno giù di prezzo di tanti dollari al barile, non cala. Non cala mai. Questo chiediamolo ai petrolieri. Invece no, l'elettrico, è il momento dell'elettrico, adesso sicuramente sì. Allora, tu sai che questa fiera è nata da una mia idea di 4-5 anni fa. Volevo fare questa grande festa dei veicoli elettrici in Prato della Valle. Nel frattempo cambia un sindaco, cambia un altro sindaco, cambia un altro sindaco. Sono venuto... l'anno scorso in fiera, io ho lavorato in fiera, come tu sai, il mio primo lavoro era l'ufficio stampa nel 1980, quindi insomma ormai qualche giorno. È tutta esperienza, abbiamo no? Abbiamo iniziato da una parte con Radio Padova, no? Il mattino di Padova che fa 40 anni, insomma abbiamo questa storia ormai. Ebbene, io ho chiesto ai miei amici, ai miei fratelli della fiera, facciamo qualcosa insieme, mi hanno proposto di presentarla alla campionaria perché almeno c'era utenza. L'anno scorso abbiamo avuto qualche casa, qualche concessionaria che ha messo lì qualche ibrida a occhio così, e quest'anno adesso abbiamo già quadruplicati lo spazio. E come vedi, una piccola nota di servizio, una delle aziende che è di servizio alla Volkswagen, la Freedom Togo, che vediamo fa le colonnine, diciamo così, la BL sono proprio le nostre colonnine di ricarica, sono le colonnine che vengono installate nelle concessionarie quando voi poi fate le autoprova, vettura eccetera, quindi le installano da voi. Ci hanno chiamato per venire in fiera, ci hanno chiesto se potevano avere una saletta per fare una convention perché hanno degli agenti a cui spiegare il loro lavoro. Quella saletta è qui sopra, c'erano 120 persone. Però, che insomma, vuol dire che si sta muovendo, si sta formando, come già diceva l'amico Stefano, per Superauto, eccetera, nell'ambito della sicurezza, anche del personale, nell'ambito degli utilizzi, dello sfruttamento della macchina, della vettura, si stanno creando delle forze lavoro del personale, che poi sarà poi colui che avrà il contatto, il rapporto con l'utenza, col pubblico, e potrà spiegare. Ecco, questo era lo scopo nostro. Era mettere 20 auto elettriche in fiera, era creare una mentalità, un approccio alla logica dell'auto del futuro. Esatto, quindi dare un input alla gente, perché la gente se non dai l'input non ragiona. Hai fatto benissimo. Ma bisogna partire dalla formazione. Sì, dalla formazione, bravo. L'anno scorso avevamo 16 vetture. Non faccio i nomi, ma per esempio la BMW i3, come si chiama, ce l'ha data la concessionaria, non è lontana da qua, ce l'ha data chiusa, non avevamo neanche le chiavi della macchina,
e la gente ci veniva a chiedere quanto costa, quanto consuma, quanti chilometri fa, le stesse domande che fanno adesso. Allora, adesso, a parte che l'abbiamo un po' capito anche noi, ma adesso gli diamo delle risposte, anche tecniche. Ecco. Abbiamo personale formato qui, Superauto tutti i giorni, abbiamo due auto elettriche, ne abbiamo un'altra di là. È questo che chiede la gente. L'anno scorso non sapevamo, io mi inventavo le cose, perché nessuno me le aveva dette. E purtroppo quando non devi inventarle... nessuno nei concessionari... Non c'era nessuno formato a darmi delle risposte. Ecco, per esempio, una delle cose con cui parli con gli amici, no? Perché dici, ecco, l'auto elettrica sarebbe ora sì, specie perché se fai tanta città o cose è inutile, no? Andare in cerca di continuare a consumare carburante e soprattutto a inquinare. E però una delle cose che si chiedono, alcuni dicono sì, vabbè, e dopo quando si scarica cosa succede? Dove si barica? Non c'è posto, si trova, non si trova? Queste sono cose che la gente non sa e forse non sa neanche a chi chiederle queste cose, perché il problema è questo, a chi chiedi queste cose? Provo a rispondere, rispondo come dicevo prima, la domanda è quanti chilometri facciamo in un giorno? 50, 60, 70, 100, 200? Bene, un'auto elettrica ci permette di circolare tutto il giorno, torno a casa, l'attacco alla spina della lavatrice e l'auto me la ricarico, ma a prescindere da questo vi do dei dati. Guarda che gloria, wow. Si porta il suo miele e vedi. Ogni grazie. Giorno ospitiamo un'azienda di Galzignano e limitrofi, loro sono di Torreglia. Wow. E allora assaggiamo anche il miele dolce di Gloria e di Torreglia, così ci viene anche la voce migliore, esatto, no? Io ho fatto prima. Vai. L'abbiamo fatto apposta, dici, per poter per poi avere un modo migliore anche di trattare. Ecco, dicevamo le ricariche, no? Le ricariche, la esatto, domanda bravo. Più spesso è quanta autonomia ha? A me viene da sorridere, io sono in Volkswagen dal 1990, mi chiedono quanta autonomia ha oggi un'auto elettrica, ci sia una volta che mi chiedono quanti litri contiene il serbatoio di carburante. Mai. Mai. Perciò diciamo, questo problema è una forma mentis di quant'è l'autonomia, perché oggi, oppure vogliamo a tutti i costi il metano, ok, ma nessuno va a scoprire quanti chili di metano contiene una macchina. Ci sono delle macchine di casa costruttrice italiana che durano 150 km di autonomia. E però la gente la compra lo stesso e ogni due giorni si mette in coda al distributore di metano, che ce ne si mette son pochi. Un quarto d'ora 30, per caricare, se poi ha della gente davanti questa, e va a fare 20 o 30 km, quando tranquillamente potrebbe avere una macchina nostra elettrica a 250 km di autonomia, non fermarsi mai perché fa un percorrenza di questo tipo e attaccarsi alla sua spina, oppure ai wheelbox, che sono quegli gli affari che abbiamo parlato prima, sono delle piccole scatole che permettono di essere attaccate al garage di casa, che ci permettono di caricare anche in tempi minori. Però già noi consegniamo un, chiamiamolo trasformatore, non è corretto, però un wellbox portatile che ci permette di poter caricare la macchina giornalmente. Perciò è abbiamo visto anche, riferito al metano, adesso non vogliamo denigrare altre forme di trazione, diciamo, di carburante. Parliamo di metano perché è considerato un carburante ecologico, però conveniente, sicuramente conveniente. Monossido d'azoto. Anche lui un po' inquina, voglio dire, magari meno, ma... Abbiamo visto già da varie aziende, una è la Lampionette, altre, ci sono sul telefono delle applicazioni che mi fanno vedere quale colonnina è libera, quanto tempo sarà eventualmente ancora occupata da chi c'è dentro, possibilità di prenotarla, quindi se io sto andando a Milano e so che ho 100 km a Bergamo, Brescia, cerco una colonnina, so che la trovo, che può essere vicino a un ristorante, di solito c'è abbastanza un abbinamento commerciale. In modo che uno possa anche fermarsi un attimo e fare qualcosa. Ieri, ecco, che tutti i centri commerciali, l'hai detto tu, i nuovi centri commerciali importanti per obbligo, come c'è l'obbligo del parcheggio, devono avere anche un posto dove ricaricare elettrico. No, faccio la spesa e ricarico la macchina contemporaneamente. Io sempre gli amici di Car Tender, loro vengono all'IKEA, io li trovo molto spesso, sono all'IKEA perché prima di andare a casa si fermano, e come diceva Stefano, non è che tu ogni volta che vai a fare benzina fai pieno, tu stai mezz'ora, fai quei
50, 60, 70 chilometri che serviranno domani. Anche 100, no, no. Andando anche 100, perché adesso... No, scusa, ti interrompo. Colonnine come quelle che avete nominato IKEA, che hanno... sono molto dei potenziali di ricarica molto elevati, ricaricano totalmente una macchina in 40 minuti. Però caspita. Ma oggi tutti, ti ho interrotto, ma oggi tutti i nuovi negozi, chiamiamoli così, sono obbligati quando hanno un parcheggio, potrei citare un negozio di scarpe molto grande che c'è qui in Riviera del Brenta. Giusto. No, Pitarello. Poi possiamo dire che c'è di fronte a Pitarello, dove c'è un bar che fa aperitivi, a 5 colonnine elettriche. Comunque tutti i nuovi insediamenti commerciali nel loro parcheggio aperto al pubblico devono montare le colonnine elettriche. Allora, di solito sono, dicevo, vicine e sono gratis attività. Tra l'altro, è che, non è, che non è poco gratuito. Andate a mangiare domenica al Pirio, posso dirlo perché è una grande storica trattoria dei Colli Euganei, ha una, due postazioni di ricarica elettrica, una per solo Tesla e una per qualsiasi auto elettrica. Le famose domande stupide, no? Di quelli che non sanno. Io pensavo, se è solo elettrica, un'auto non serve, non serve avere la, la marmitta, voglio dire, no? La marmitta. A cosa serve? No, non hanno la marmitta. Quindi non solo non la, tutta la catalitica, tutte queste cose qua non servono più. No. Non che servono cose le catalitiche, che... c'è un risparmio in questo caso qui, quando andremo a togliere di qualcosa che contiene la catalitica e il platino. Ma è tanto, voglio dire, è perché bene, non sembra mica. Gli anelli. Allora, Stefano, vediamo se riusciamo a ricordarci quante, più, quante cose non ci sono più in una macchina. Quindi motore, vabbè, banale. Però, quante cose in più ci sono? Il filtro dell'aria non c'è più. Certo la che ce l'abbiamo il filtro dell'aria. C'è nella macchina elettrica. Ma perché ci abbiamo il filtro dell'aria? Il condizionatore? Perché noi abitiamo dentro una macchina, perciò abbiamo dei filtri attivi al carbonio che ci devono proteggere anche dagli allergeni. Però non quello, che, non quello, quello per la benzina. Ecco. La domanda più bella è perché c'è il, l'impianto di raffreddamento. Ma se è elettrica, perché c'è il radiatore? Il radiatore, perché? Dai. Prego. Ma ci sarà sempre una tensione, ci sarà bisogno di. A parte quello, un po'. Abbiamo l'aria condizionata, perciò dobbiamo avere lo scambiatore. Scambiatore. Che mi dicevano che sui primi modelli è un po' un problema, perché mi diceva il ragazzo che è l'operatore di Marcello Padin, che è venuto qua, che adesso è a Berlino alla gara di campionato di Formula E, si diceva lui ha una Mitsubishi, credo, una macchina piccola, però ha riscaldamento ancora a resistenza. Ah, però. E quindi gli consuma 5 kilowatt possibile su 16 che ne ha la macchina. Allora quando attacca il riscaldamento non va più in salita. No, va ma si va consuma più molto. Piano, però. Quindi lui deve stare attentissimo, a volte deve coprirsi un po' di più. Però si parla di una vettura che ha già 4-5 anni. Quindi c'è oggi diciamo le macchine hanno le pompe di calore. Vabbè, insomma, dai. Ecco. Si comincia a ragionare in termini come in casa, moderni. Come i condizionatori di casa. Esattamente. No? Termini quindi moderni. Mancano la frizione, non c'è più, perché è una presa diretta, diciamo così. Cioè ci sono tantissime cose che anche in termini che di solito sono quelle che si rompono, no? Non ci sono. Quelle che manca, quelle che non metti più sono quelle allora, che si rompono. La meccanica è rimasto la trasmissione. Facciamo prima fare così, cosa è rimasto? L'impianto frenante, ovviamente, la pastiglia di freni e i dischi. E questa è la parte più importante di meccanica. Poi abbiamo un variatore di velocità, cioè non abbiamo il cambio classico, il motore elettrico e il sistema di accumulo di energia. Il motore elettrico, non so se si può inquadrare sulle macchine, è di dimensioni molto piccole e ha comunque quasi 100 kW, perciò diciamo traduzione. Allora possiamo usare più macchina e meno volume di come si dice di vanamotore. Ci sta più gente, diciamo, se il motore è piccolo guadagniamo spazio, no? Forse no, perché no, beh, il bagagliaio è quello. Le future macchine forse non progettate il su musone. Un telaio. No, le future macchine progettate su un telaio per ospitare la parte elettrica, l'avevamo qua il video ieri, adesso non so se riesco a recuperarlo, hanno effettivamente, chiamiamolo il frontale, più rastremato, sono più versioni così. Poi però quel frontale lì lo utilizzo come portabagagli anteriore e posteriore. C'è anche una ragione di sicurezza perché per sì, il corso sì, un po' lo devi lasciare, oddio, certo, però voglio dire... Ripeto, non è propriamente così perché no. Oggi ci sono i telaio ad assorbimento che ci permettono... Come sono, dai, puoi avere più abitacolo nelle stesse dimensioni, ecco. Esattamente. A parità di dimensioni, di ingombro, certo. Aumenta. Insomma, quindi dai. Claudio, cominci anche tu a pensare
a proporre, a ricordare i tuoi ascoltatori, sì, che insomma sì, si può girare con queste auto elettriche, che il futuro è elettrico, che si informino un po'. Tu a che ora vai in onda? Io vado in onda alle 20, infatti adesso vado a cercare i miei ospiti, ecco, non ho l'ora, e non ho intanto l'ora, vi lascio. 19.30. Ci intanto facciamo un'altra mezz'ora? Facciamo vado a fare un girettino? Non so, se la, sì Claudio. Se due secondi, qua, dopo magari torno e facciamo sì, tre due chiacchiere prima di avere gli ospiti. A meno che la regia non mi dica che facciamo uno stacco. Con qualche filmato? Con, no, se hanno loro qualcosa, se no noi cerchiamo di portarci per un po' di chiacchiere, magari anticipi un po', perché noi siamo in due e ormai vabbè, quello che dovevamo dire lo siamo detto. Il problema non c'è, posso cominciare anche prima. Su ecco, questo, allora, su questo vai a recuperare, vado a recuperare ospiti, un po' di ospiti, benissimo. Ecco, e poi puoi cominciare anche tu. Ecco, tanto ti accordi con la regia, abbiamo detto alcune cose, in particolare l'argomento di oggi era la convenienza di questi sistemi di acquisto, diciamo così, e più perché conviene con... Allora, a livello di privati non vorrei parlare di convenienza in assoluto, ma vorrei portare di comodità, di sicurezza del costo, di sicurezza di avere una macchina sempre nuova e di mancato investimento di soldi che non sappiamo esattamente cosa potranno valere nel tempo. A livello di aziende c'è sicuramente una convenienza fiscale, perché se io quella vettura la do in benefit, cioè in uso a un mio dipendente, quella vettura a noleggio, anche in acquisto, ho una deducibilità più alta, cioè del 70%. Però la vera convenienza è quella della certezza del costo e di avere sempre auto efficienti e in maniera sicura, senza poi dover, magari se l'avessi acquistata come azienda, pagarci delle tasse quando vado a rivenderla e non sapere quali sono i costi effettivi. Altra cosa importante è che in noleggio io ho un'assicurazione per i danni propri che posso provocare, perciò vado anche a tutelare quei soldi che comunque ho speso, che non dovrò rimborsarli alla società finanziaria oppure dover farmi un finanziamento ulteriore in caso di sinistro o di incidente, che non è una cosa da poco. Anche perché si tende con queste formule a mantenere integro il valore della vettura. La domanda è, una volta restituita la vettura, che fine fa? Cioè viene rimessa nel mercato come usato, viene riproposta in altri mercati, com'è, cosa succede? Perché fino a un certo punto assolutamente arriviamo. Sì, assolutamente sì. Vai, vai. Però prima di rimetterla sul mercato... Scusa, io devo andare un attimo a vedere se riesco a parlare con una persona. Se ci rispieghi questo concetto così mi muovo. Siamo secondo. Ancora in diretta? Sì, sì, siamo sempre in diretta. Vai, vai Stefano. Allora, diciamo che l'auto quando viene restituita subirà una serie di controlli, parecchi, tantissimi, e poi viene rimessa nel mercato, sempre attraverso la nostra rete, con garanzie di altri 2 anni a livello nazionale, può essere rifinanziata e molto probabilmente in un futuro prossimo rinoleggiata a costi inferiori della stessa vettura che è scelta da nuova. Non le buttiamo via, perché buttarle via sono macchine recenti e ancora valide e con dei chilometraggi molto bassi. Noi abbiamo una rete proprio di rivendita, è un vero e proprio marchio, posso dirlo, certo. Das Welt Auto. Com'è? Das Welt Auto, che significa di nuovo l'auto, e permette di avere macchine efficienti, finanziabili e con garanzie pari al nuovo, che non è una cosa da poco. Perciò certo, io potrò approcciarmi a breve, quando avremo un mercato delle auto usate anche elettriche, con la sicurezza che quella macchina lì non perderà efficienza nelle batterie perché è stata comunque rigenerata. E potrà essere acquistata con le stesse formule finanziarie? Con allora, cui è stata si sta cominciando a ripensare al noleggio, ma sicuramente avremo delle formule finanziarie adatte a questo tipo di prodotto che sono in fase di studio, ma anche questo. Oggi come oggi abbiamo già molti finanziamenti classici delle nostre auto con garanzia e magari anche polizze assicurative che permettono di acquistare un nostro usato in massima sicurezza e pari al nuovo, garantito sui chilometri, garantito su quello che è la parte meccanica e anche estetica. Ecco, io nella mia vita ho avuto molte Volkswagen e sono nato con Volkswagen presa a Superauto. Allora raccontiamo un attimo di questa azienda.
la storia. Ma questa è un'azienda nata parecchi anni fa. Io l'ho comprata da Boscolo. Il venditore era Boscolo. Non era tanto il venditore Boscolo, era il direttore commerciale. Ma quando l'ho presa io il mitico, venditore responsabile commerciale di Superauto. Certo. Superauto è della famiglia Ceccato dalla Pria, nati nell'auto e nati in Volkswagen. Superauto ha diverse sedi sul territorio, perché abbiamo sedi sia a Mestrino, che è il nostro centro strategico dove abbiamo carrozzerie, officine, saloni di vendita, i nostri colleghi consulenti. Poi abbiamo Carmignano di Brenta al confine, che è il nostro appunto centro da Sveltauto, dove si diceva prima troviamo le nostre usati garantiti. E poi abbiamo tre sedi qui in centro a Padova. Una da Sveltauto proprio di fronte a questa fiera, in via Niccolò Tomaseo. E poi dietro la fiera abbiamo la concessionaria Volkswagen e di un altro marchio. Siamo circondati da... Siete circondati da Superauto. Ecco, noi abbiamo chiamato in causa... Ecco, si accomodi, piacere, Dario Bolognesi, buongiorno. Enrico De Simone. Scusate. Allora, abbiamo parlato della vostra azienda mentre eravate in riunione di sopra, perché io ho avuto il piacere di ricevere una bella telefonata da una signora o signorina con una bella voce e anche una bella dialettica, la Silvia, che me la salutate, perché a questo punto siamo riusciti a ottenere quello che voi volevate, quindi la possibilità qui in fiera di fare una mini convention, certo, per presentare i vostri prodotti in collaborazione con Soladria, con gli amici che poi vi hanno ospitato come azienda. Assolutamente. E stiamo trasmettendo una come si chiamano questa PS quotidiana, è una PS che dura 2 ore, quindi sono neanche male come talk show. E ieri e oggi abbiamo trattato alcuni argomenti con gli amici da Superauto, considerato che voi siete anche fornitori di alcune officine o come concessionarie? No, loro sono concessionarie ABL, che sono i nostri wellbox, se non sbaglio, cioè sono gli stessi che... Noi abbiamo l'esclusiva su tutta Italia di ABL Germania. Ecco, allora, spieghiamo, se lei ci spiega anche il segmento della vostra attività. Noi questa manifestazione è giunta al suo secondo anno, ma vogliamo che sia... il futuro anche fieristicamente parlando per la fiera di Padova, cioè riuscire a crescere con una fiera che tratti tutto l'argomento della mobilità elettrica. E secondo me gli argomenti importanti sono anche i servizi fondamentali, sono i servizi che diamo agli utenti. Quindi se lei ci racconta un pochino la sua azienda, la vostra azienda, come è un po' organizzata, che cosa fate e perché è importante anche per voi, è stato importante venire in questa fiera. Assolutamente sì. Allora, sicuramente per noi è stato molto importante essere presenti a questa fiera, perché è una nostra prima esposizione e quindi ci stiamo affacciando sul mercato in questo momento. Freedom to Go è esclusivista in tutta Italia per quanto riguarda il marchio ABL, il marchio tedesco, con sede a Norimberga. E quindi noi ci occupiamo di tutto quello che è la distribuzione e vendita delle stazioni di ricarica per la mobilità elettrica. Sicuramente un mercato in pieno sviluppo in Italia e in forte sviluppo negli altri paesi, in questo caso mi viene da dire paesi del Nord Europa. Del Nord Europa. In questo momento sicuramente è un servizio ottimo da dare allo straniero, è un servizio da iniziare a dare all'italiano. Ecco, è anche un valore aggiunto per un'azienda, un albergo, un ristorante, disporre di una di queste assolutamente sì di carica. Assolutamente anche sì, se poi perché non c'è ancora un gran movimento di bravo altre... perché chi si sta iniziando a muovere con la mobilità elettrica chiaramente deve anche iniziare a pianificare i propri tragitti e quindi deve avere la possibilità intanto di sapere dove sono posizionate le stazioni di ricarica e ovviamente in base al posizionamento sceglierà anche quale sarà il suo percorso migliore e quindi probabilmente andrà a scegliere anche
certe strutture in base al servizio che gli viene fornito. Ma io ho un amico che ha una serie di hotel, di alberghi, dove lui ha incrementato comunque del 20% sia le sue entrate al ristorante sia le sue entrate in albergo, proprio per aver posizionato, a parte per carità della catena, nella catena importante di alberghi di lusso, ma sì, in questo modo qui è stato scelto da, appunto, dai clienti stranieri che hanno macchine elettriche, proprio perché aveva le centraline di ricarica, o se adesso un albergo 5 stelle di importanza. Assolutamente sì. E ha incrementato il 20% il suo, assolutamente, suo sì. ABL ha una forza importante anche rispetto ad altri marchi sul mercato in questo momento, perché collabora direttamente, è partner ufficiale di alcuni marchi automobilistici quali Audi, Volkswagen, Mercedes, Smart, e quindi queste vetture escono direttamente dai concessionari con le nostre colonnine di ABL geolocalizzate sui loro GPS, e quindi sicuramente è un altro valore aggiunto. Come fate tecnicamente col problema? Insomma, uno dei problemi è che ogni macchina ha un suo attacco. Per esempio. No, come gli attacchi sono stati resi universali. Esatto, sì. Perché l'anno scorso già c'era questo problema. C'era l'anno scorso, fino all'anno scorso c'erano gli attacchi di sì. Salutiamo la Silvia. Salutiamo la Silvia. Senti di noi al telefono, allora, con lei. Che mi ha telefonato. Dario. Comunque sei online. Ormai online, l'abbiamo salutata, non l'abbiamo vista, ma va bene così. Ecco, allora dicevo, questo non è più un problema, cioè nel senso che ho un attacco nella vettura che posso essere sicuro che trovo. Fino all'anno scorso c'era solo l'attacco tipo 1. Il bocchettone, ma non so se... No, è corretto, era l'ex bocchettone del carburante, esatto, della benzina, che oggi viene utilizzato. Vabbè, dopo vi faccio ricarica. Vedere una foto, perché ho provato ad attaccare uno di questi bocchettoni alla mia Clio, ma non è successo niente. Duretta, direi, sì, che era anche effetti. Pericoloso. Potrebbe essere pericoloso, ci ho pensato. Una piccola potrebbe spike. In effetti essere anche pericoloso, ecco. Sì. Però no, è uno scherzo che sia pericoloso. Spattiamo un attimo questo, perché una delle domande che facevano quando noi si diceva, ok, come me la ricarico a casa? Potremmo utilizzare il nostro sistema automatico consegnato alla macchina, appunto Wellbox. Sono in assoluta sicurezza, cioè loro non entrano in funzione fin tanto che non è tutto dentro, tutto... non sono inseriti completamente e la macchina è chiusa. Una volta che la macchina è chiusa, dalla loro centralina non si stacca il cavo e dalla nostra auto non esce il cavo. Certo. E in quel momento lì la macchina è chiusa, che quindi ricarica. 20 kW non è male. Come poi anche in casa ci sono dei sistemi di protezione che, se dovesse saltare la corrente, il meccanismo la fa riagganciare. Se salta una seconda volta, la vuol dire che c'è qualcosa che non va. Che c'è qualcosa, allora, ecco, a questo proposito abbiamo parlato molto spesso del servizio pubblico, chiamiamolo così, della colonnina o della stazione di ricarica. Ci sono le app, ci sono possibilità di prenotare, di arrivare a una certa ora, di lasciarlo libera entro un altro momento per dare modo a chi arriva dopo di trovarla libera. Però c'è anche un servizio, lo dicevamo prima, che si può avere a casa propria, cioè quindi non è che a casa comunque uno attacca sempre alla spina della lavatrice, si possono avere i wallbox di casa che aiutano, bravo, che aumentano un po' gli utenti che ce li hanno a casa si stanno già abituando, chiaramente fanno la carica durante che potenza durante... ci vuole, ma lì bisogna chiedere, no lì conviene stare con potenze chiaramente più basse in base a cosa può sopportare un'abitazione, perché gli ampliamenti di kilowatt del quadro sono onerosi, quindi conviene stare con un... aiuta questi pannelli solari, abbiamo visto Soladria con Stefano Martin che ci ha raccontato un po' la filiera dell'energia, chiamiamola così, perché adesso recentemente ci sono questi accumulatori di energia, una volta la dovevi restituire o te la pagava l'Ener che la davi indietro, la usavi quando ti serviva, adesso si accumula, cioè resta lì, tu ce l'hai anche di notte sempre. Sì, sicuramente. Aiuta un po' questo. Sicuramente, cioè si può sfruttare qualcosa. Io posso avere i 3 kW che ho normalmente di casa
ma poi posso avere un aiuto anche dal pannello solare? Dal fotovoltaico sicuramente un apporto si può avere. Chiaramente in un'abitazione, ripeto, non ci sono dei grandissimi kilowatt da poter fornire, quindi si tiene una colonnina con dei kilowatt più bassi, ma l'utente sa che comunque ha il tempo notturno per caricare la vettura, ha più tempo a casa, non ha altri... Insisto però su questa cosa perché dicevamo prima... Non mi hanno mai chiesto quanti litri o pochissime volte contiene un serbatoio di gasolio o di benzina. Però in questo caso qui io non è che arrivo sempre con la macchina a scarica, perché noi andiamo a rispondere, ma anche per la nostra cultura, ci vogliono 3 ore e mezza per poterlo ricaricare con un wellbox da 12 kW. Ma noi non arriviamo sempre a scarichi, perciò no. Il tempo di ricarica è inferiore. No, cioè. In questo momento, per semplificare questo concetto, la vettura elettrica va ragionata un po' come uno smartphone. Noi è difficile che ci troviamo in giro senza caricabatterie, perché diventiamo matti. Difatti lo mettiamo in macchina. Oppure se non ce l'abbiamo siamo disperati, perché se abbiamo il telefono scarico chiediamo in giro il caricabatterie. La macchina ancora meglio. Che è esattamente lo stesso concetto che stiamo sfruttando attualmente. Noi non ci troviamo senza benzina perché la dobbiamo spingere, quindi il concetto è molto simile, anzi forse con l'elettrico si riesce a programmare molto di più, perché la macchina dà molte più informazioni di quello che è un'attuale vettura. Si diceva prima, è connessa. Come la mettiamo quando sarà sviluppato la tecnologia wireless? Ho sentito che adesso si potrà la Porsche mettere... l'ha già fatta, ecco, la Porsche ci l'ha già serve fatta sempre quelle vostre colonnine centrali serviranno sempre? Beh, sicuramente diventeranno già obsolete. Non è detto, l'evoluzione comunque è molto veloce, quindi sicuramente nei prossimi anni ci saranno delle evoluzioni. E il discorso wireless sicuramente è una chicca particolare che ha tirato fuori la Porsche, che riesce a sfruttare lei in questo momento, e sicuramente se la terrà a casa questa tecnologia per il momento, perché la trovo... Porsche nostra, cioè nostra loro, è del gruppo Volkswagen, e con la serie ID molto probabilmente noi riusciamo a avere già la tecnologia wireless. Il problema è poi trovare le piattaforme. Esatto. Ma si vede le animazioni addirittura delle strade, che tu mentre corri si ricarica, la corsia che carica. Infatti. Aspettiamo l'anno prossimo, per il momento. Faccio una domanda che personalmente mi interessa per me. Se io volessi comprare una di queste colonnine, cosa spendo più o meno? E cosa devo fare per tenermela in casa? Siamo intorno, per darle una cifra media, siamo intorno ai... tra i 2.500 e 3.500 euro per dare una cifra media, solo colonnina. Lì bisogna valutare sul posto con un sopralluogo. Cioè, so che sono le colonnine, io ricordo dall'anno scorso che sono quelle in piedi, e i wall boxer sono quelli che si attaccano. Esatto. C'è differenza economica? Dalle due cose. Ci sono 500 euro di differenza tra il wall box e la stele. Stefano, ce l'abbiamo fatta ad arrivare alle 8? Dovevamo arrivare alle 8, e non è facile da soli fare 2 ore così, però per fortuna ci sei venuto in aiuto. Veramente, allora, domanda sui prezzi, sempre vostri. Si parlava l'altro giorno con un vostro collaboratore che però, partendo con una colonnina da 7 km e mezzo, siamo intorno ai 1200-1300 euro. Mi sbaglio? Quanti kilowatt? Quella più piccola. Quella più piccola siamo anche noi lì. Quella in casa? Sì. È più che sufficiente. Diciamo che... No, è la vostra, eh? Sì. Ecco. Quella lì è stata... Ho fatto uno sconto particolare. Esatto, volentieri. Quello lì è stato sicuramente un oggetto studiato molto bene,
perché ha la possibilità del range dai 3,7 a 22, quindi quello è un oggetto studiato sicuramente bene. Le altre ognuna ha il suo taglio. Se invece io, come ho intenzione di fare, io sono presidente della Proloco di Calzignano e San Sibio, sì, e questa fiera è nata lì sui colli, non qua a Padova, okay, perché lì organizziamo anche Bike Experience, che è questa manifestazione di test delle bici eccetera, sì, che nel tempo è diventata Bike Experience. Ebbene, io ho già il comune che mi dà il terreno, la casetta della Proloco di legno, ne ho due del Parco Colli, e voglio mettere su come Proloco una colonnina e un wall box, uno per le bici, motorini, scooter da una parte e una per le auto. Ok. Cosa devo fare? Cosa posso fare? Più o meno cosa spendo? A me hanno detto alcuni colleghi vostri che, per esempio, io potrei avere un introito da questo tipo di servizio, cioè chi viene lì si ricarica. Come si fa a avere un introito, considerato che da quel che ne so io, per esempio, la corrente non si può rivendere? No, assolutamente no. Come funziona un po' il sistema? Lo dico perché anche un albergo, un locale, una struttura pubblica potrebbe avere. Il sistema è molto semplice, si paga a tempo. Cioè pago il parcheggio, cioè dici, per stare qua costa 5 euro all'ora. Esatto, io euro all'ora. Decido il mio importo e chiaramente in base a poi a come pago io l'energia, c'è un margine con una casa che abbiamo, okay, la base in Austria, che chiaramente si paga ha il suo... a voi direttamente che installate le colonnine, si paga l'Enel, si paga a chi si paga questa corrente? Beh, in questo caso se ci fosse una colonnina a pagamento, chiaramente viene fatta la fatturazione il mese successivo al gestore e il cliente se lo trova direttamente sul suo conto. Con delle tesserine? Posso darti io? Ci sono due sistemi. La fai sponsorizzare da chi usufruisce nella Proloco, cioè alberghi, ristoranti e altre cose, gliela dai gratis e incrementi il flusso. A Calzignano è tutto un mondo particolare. Io questa è un'iniziativa che voglio fare personalmente, prima perché ce l'ho in testa da tempo. Dopo le lascio il biglietto da visita. Ecco, bravo, così io non sono ancora riuscito a venire a capo di questa cosa, pur chiedendolo già a 3-4 aziende, ma per mia forse incapacità di capire la cosa, ma perché voglio essere il primo nei Colli Euganei a fare una cosa semi pubblica, perché poi comunque il comune ci dà una mano economicamente, ma anche perché io faccio parte di un circuito di Proloco, cosiddetto consorzio euganeo, sono 19 Proloco dei Colli Euganei, dove c'è d'Arquois, Monselice, Pernumia eccetera, dove vorrei esportare un modello, cioè io vorrei che in ogni comune o comunque ogni Proloco ci fosse almeno una colonnina, certo, o un punto per ricaricare. Noi abbiamo Calzignano, è la capitale oltre che del golf anche della mountain bike, perché sappiamo già anche domenica c'è la Spaccapria, che è una gara da 3.000 persone che vengono a Calzignano. Molte persone hanno le bici elettriche e questo io vedo dai bar ciabatte che girano dappertutto. Io vorrei fare una bella postazione dove uno se la carica. Certo. Non mi interessa il guadagno, mi interessa il servizio che do, perché questo poi viene a Calzignano e va al bar, nel frattempo va a bere il caffè, va a bere lo spritz, oppure va a visitare Villa Barbarigo, va a visitare la Colombara, eccetera. Assolutamente. Allora dopo, preventivo. Certo. Allora chiedo alla nostra regia se ce l'abbiamo fatta. 6 minuti. Ma che orologio avete voi? Claudio Casorati, sei quasi pronto, c'è il baffo che vibra. 6 minuti mi dà Davide. Quindi sfruttiamo questi 6 minuti. Poco fa lei mi ha fatto una domanda su quali sono i sistemi che utilizzano queste colonnine qui. I sistemi principali che utilizziamo sono due, cioè il sistema di refeed, si chiama refeed, che è con una card dove il cliente ha il padrone della colonnina, ha una Mastercard dove ci associa poi le altre card e sceglie esattamente a ogni card come associare il servizio.
a lei glielo posso dare gratuito, a un'altra persona posso decidere di darglielo a pagamento. Perché? Perché gli faccio fare la sosta di un'ora a 5 euro e so già che da lì tiro fuori il mio margine. L'altro sistema è il sistema col circuito di pagamento, semplicissimo, Bancomat, Mastercard, Visa e quant'altro. In pratica una potrebbe essere una prepagata. Sì, una sorta di prepagata, oh, che dopo che io posso ricaricare al momento. L'utente, il gestore della colonnina decide esattamente lui come affrontare questa card qui, perché potrebbe essere un hotel che sceglie di darla solo alle suite o di darla a chi... Ecco. Chi usufruisce di altri servizi. Fiscalmente come questa cosa può risolversi? Cioè questi soldi che io prendo per l'uso del parcheggio a questo punto? Cioè perché io non ho titolo, a meno che non abbia una concessione dal comune, sì, di parcheggiatore, di parcheggio, ho un uso pubblico di un'area pubblica, pago magari a mia volta un suolo pubblico. Se io, La PS a Padova ha la gestione dei parcheggi, no? Praticamente. Se io anche fiscalmente, bravo, bisogna trovargli la soluzione, perché non è facile. Se io un'attività piccoli, tipo un hotel, chiaramente il parcheggio ce l'ho a casa mia e dentro a casa mia decido di farti pagare la sosta perché ti sto dando comunque un servizio. Quindi là va bene. No, scusatemi, sarà perché noi vogliamo spingere l'elettrico come tutti noi. È vero che è un costo, però sono costi che è facilmente recuperabili per la maggiore afflusso di persone e perché queste persone in qualche maniera, proprio perché hanno questo servizio, sono portate a spendere di più. Bravo. Perciò di conseguenza se io fossi Proloco e avessi la possibilità di farlo, perché poi i bilanci devono permettermelo, certo, quella colonnina te la do gratis se vieni da me, ti do la card se vieni da me, però prima di venire da me dalla card vieni in Proloco, comprati... Che so, vabbè, la Proloco no, però la Proloco è collegata, cioè nel senso che non comprati ha, il vino, comprati, esatto, può avere delle convenzioni di... assolutamente con la signora Gloria che ha il miele. Allora noi per esempio abbiamo innescato subito una delle prime operazioni che abbiamo fatto, abbiamo innescato una combinazione hotel che faceva delle collaborazioni di degustazione con una cantina qualche chilometro più in là. Colonnina all'hotel, colonnina alla cantina, ti creo il percorso in mezzo alle colline o quello che è, e quindi chiaramente questa sarà una delle evoluzioni di questo mercato, assolutamente. Va bene, io terrò conto di questi consigli, magari ci vediamo anche, ne ti parliamo. Mandiamo le fatture. Volentieri. No, tu hai una consulenza. Limite mi fai un ma po' di sconto gratis, sulla no, al contrario, ci sono ancora le consulenze gratis. No, la paghi di più. Insomma, ragazzi, però dai, guardate quanto pubblico abbiamo, anche amici del Motoclub Padova, ragazzi, moto elettriche qua, ci sono là, ragazzi. Quindi abbiamo facoltà di chiudere il collegamento di questa diretta. Credo che come dirette chiudiamo qui questo ciclo di dirette. Grazie. Televisive dalla fiera, comunque avremo ancora servizi dalla fiera, naturalmente la redazione sportiva, sì, sportiva, la redazione in generale della Caffè TV 24 farà le sue scelte redazionali. Adesso a seguire abbiamo il grande Claudio Casorati, che invito a accomodarsi a questo punto. Hai già un posto o ti lasciamo il posto? Vabbè, noi salutiamo. Grazie. Grazie a tutti. Grazie, saluti dalla Fiera di Padova. Ci vediamo comunque l'anno prossimo con la terza edizione della Hell Mob Show 2019. Ciao a tutti.